Buongiorno carissimi utenti, oggi voglio mostrarvi la mostra che ci è stata offerta dallo spazio Mete e da Bambini in Braille. Una mostra particolare, ovviamente siamo nella settimana della mammalingua, della madrelingua, e come tale abbiamo voluto insieme a Mete presentarvi una mostra con i libri in lingua originale, ma la cui caratteristica è quella di essere prodotti nei paesi ovviamente della lingua. Per cui, per esempio, abbiamo qui dei libri in russo, troverete sempre sui palchetti anche le bandierine per indicare da dove provengono i nostri libri, questi sono sempre dei libri in russo, poi un bellissimo libro pop-up in francese, insieme ad altri libri un po' più semplici in francese. Troviamo l'albanese, una lingua che è collegata all'Italia sia per motivi storici sia per motivi di vicinanza. Poi il cinese, che ovviamente non può mancare. E abbiamo voluto da questo punto di vista introdurre anche qualche pubblicazione per imparare le lingue. E poi ancora troviamo l'arabo, ovviamente l'inglese, che è una lingua che oggi parliamo praticamente quasi tutti, più o meno bene. Poi ci sono anche dei libri in multilingue, ossia libri che hanno, come in questo caso, una parte in inglese e una parte in spagnolo. Ancora lo svedese, l'olandese e poi di qua il turco, che è un'evoluzione in realtà dell'arabo, il rumeno, lingua che ci è oggi molto familiare, moldavo, ceco, croato. Infine, in questo spazio finale troviamo ancora qualcosa in spagnolo, ancora qualcosa in francese e infine in greco. Ma la cosa che abbiamo voluto creare insieme a Mete e a Bambini in Braille è proprio quella di allargare il nostro sguardo non solo alle lingue materne, ma anche ad una lingua particolare, un codice in realtà che è il Braille. Per questo motivo abbiamo voluto presentare un libro come il grande bruco mai sazio, sia in arabo, ad esempio, che in braille, dunque un libro tattile. Da questo punto di vista potrete trovare in mostra anche una serie di libri che ci sono stati offerti da Leggero Opportunità, il laboratorio creato nella biblioteca di Paratico, nel quale proprio vengono costruiti, come del resto fanno anche i bambini in braille, dei libri tattili. Infine, cosa troviamo sui tavoli? Sui tavoli troviamo degli oggetti particolarissimi, sono, come potrete vedere, dei volti che devono essere analizzati con l'uso del tatto, perché servono proprio a far riconoscere ai bambini le espressioni del viso. Per cui, per esempio, abbiamo qui il disgusto. E guardate, c'è anche un piccolo ramarro. Oppure, per esempio, troviamo una principessa, dunque andare a scoprire la corona, i capelli, la sua stessa bellezza. Infine, una piccola originalità. Domani pomeriggio ospiteremo un momento di laboratorio nel quale utilizzeremo questo granchietto. Questo granchietto è stato creato da Bambini in Braille e sono fatti a mano, per cui hanno anche un certo valore. Questo granchietto serve proprio ai bambini per imparare il Braille. Dunque, se avete voglia di vivere con noi un'esperienza di laboratorio in Braille, domani pomeriggio vi aspettiamo certamente. Un'ultima cosa, i libri in lingua possono essere anche prestati, perché la nostra biblioteca, insieme alla rete bibliotecaria bresciana, ne offre un certo numero. Perciò che dirvi, da oggi pomeriggio fino a sabato mattina, vi aspettiamo in biblioteca per la mostra Mete e Bambini in Braille. Grazie.